Corriere di Novara e Codiviella. Risposte, perché sennò purtroppo la cosa andrà in declino. Quali risposte? Oh, prego, prego. Noi abbiamo fatto una richiesta al prefetto che questo stato, cioè, purtroppo deve andarsene a casa, cioè, e vogliamo delle risposte, cioè, appunto, cioè, devono darcene. Non rappresenta più nessuno. Il problema è che questo stato non rappresenta più nessuno. Costituzionale, e col prefetto, quello che noi abbiamo detto, il prefetto ha detto: lei, ma voi, c'è uno stato democratico, voi dovete comportarvi secondo le regole di questo stato democratico. Noi abbiamo detto: il problema è che chi rappresenta questo stato democratico non segue le regole della democrazia. E quindi se loro sono loro che hanno rotto il patto con il popolo, perché loro non le seguono, e quindi in automatico la gente come può credere di stare nei limiti non della legge? Non ci rappresentano più. Non ci rappresentano. Questa gente, questa classe politica non ci rappresenta più. Questo è. Aspetteremo una risposta, non si sanno ancora i tempi. Ma la vogliamo veloce. Ma la vogliamo molto veloce. Ma non solo noi, perché è il popolo che oramai non sta più. Non ce la fa più. Precisiamo, cioè, che non è il coordinamento che sta parlando adesso o dei delegati che stanno parlando adesso. Noi rappresentiamo il popolo che c'è giù al Mercatone 1 e che c'è in giro per l'Italia che sta parlando. Portavoce. Noi non rappresentiamo nessuno. Noi siamo solo qua perché parliamo per loro e basta. Quindi noi non siamo, precisiamo, non siamo dei leader, siamo gente normale. Questo è da precisare, da mettere.